Benvenuti all'appuntamento con M Sera. In questa puntata parliamo del Carnevale Maceratese, giunto alla 30ª edizione, tutto pronto domenica 23 febbraio per l'appuntamento ai Giardini Diaz di Macerata. Abbiamo ospite con noi la segretaria della Pro Loco di Piediripa, Pina Ramaccioni. Buonasera. Benvenuta, quindi 30ª edizione, ormai il Carnevale Maceratese è un appuntamento attesissimo a cura della Pro Loco di Piediripa. Come va anche, insomma, sapendo che siamo alla 30ª edizione, un anno importante per voi? Sì, naturalmente, ecco, ci siamo dati da fare in maniera ancora più forte, perché comporta tante difficoltà all'organizzazione, in modo particolare quando abbiamo di fronte diciamo quello che riguarda la sicurezza, che c'è abbastanza paura, diciamo, non intesa nel senso la paura, ma per fare le cose per bene non è semplice mettere tutto a punto, vista la normativa sempre tanto complicata, qualche volta anche poco chiara, e quindi ecco, si rischia magari di non fare le cose per bene, però noi ce la mettiamo tutta e anche lì cerchiamo di essere al meglio, diciamo, delle nostre organizzazioni. Madrina per questa edizione sarà Manuela Curi, e quindi è la scelta, ecco, abbiamo visto mai tanti manifesti anche in giro per la città, ogni anno c'è sempre una madrina che accompagna questo appuntamento. E ecco, ormai la caratteristica del nostro carnevale, appunto, è inserire una madrina d'eccezione. L'abbiamo fatto da 30 anni che lo facciamo, e quest'anno, d'accordo con il sindaco, abbiamo scelto un nome abbastanza altisonante come la Curi, diciamo, sia per il lavoro che svolge, sia per la notorietà acquisita anche a livello di piccolo schermo, ma anche di grande schermo. E quindi ecco, è stata contentissima lei di venire. So che qui a Macerata ha abbastanza conoscenze, e abbiamo avuto richieste di poterla avvicinare, ma non sarà un problema perché sul palco è a disposizione, diciamo, per cui chi vuole salutarla lo può fare tranquillamente. Verrà al mattino e si fermerà a pranzo con noi. Sa che la nostra cucina è abbastanza allettante, perlomeno ci ha detto organizzatemi anche il pranzo. E quindi è un appuntamento, questa madrina accompagnata dai due presentatori ormai anche affezionati, Dani Zia Marziali e Marco Moscatelli, per questa festa. Ricordiamo che anche l'appuntamento vede in gara carri e gruppi mascherati ogni anno, quindi tanta fantasia per poter trovare temi e quindi sui quali, insomma, costruire carri o gruppi. Com'è quest'anno? Quindi quanti carri e gruppi si presenteranno al concorso? Allora, voglio premettere che organizzare un gruppo è difficile, un carro lo è ancora di più. Come dicevo all'inizio, i problemi della sicurezza coinvolge un po' tutto quello che riguarda il mondo organizzativo, per cui anche per i carri, chi organizza i carri c'ha questa difficoltà, deve produrre un certificazione che sono sicuri e montati a perfetta regola d'arte. Non è facile perché i carri, insomma, lo fa chi è appassionato, non c'è una vera cultura, soprattutto che è maggiorata, non è molto, diciamo che c'è gente che lo fa da anni, ma è chiaro, è sempre difficile, quindi rispettare tutte le norme anche per loro è diventata una cosa abbastanza difficile da far fronte. Lo fanno, però vediamo che c'è una diminuzione. Sicuramente una tradizione che è quella dell'arte, proprio anche l'artigianalità per costruire. Sì, tutto artigiano, naturalmente è difficile anche da trasmettere e mantenere, però ancora una tradizione che questa 30ª edizione del Carnevale Maceratese riesce a tenere viva. Riusciamo a dare qualche anticipazione sui temi che hanno ispirato i carri? Sì, allora i carri sono in modo particolare favole, La Bella la Bestia, poi vabbè, ci saranno la carica di 101, ma non saranno 101, e poi c'è un gruppo abbastanza nutrito di Madonna del Monte. Non ci resta che sognare, sono tutte stelle, circa 100 persone, tutto ciò che riguarda il sogno da bambini, diciamo che non si è realizzato, quindi tutto ciò che riguarda il principe, la carrozza, queste cose vengono, diciamo,
riprodotte in maniera molto, molto carnevalesca, però catturerà sicuramente l'interesse delle persone perché è un gruppo nutritissimo, più di 100 persone, diciamo tutta la frazione Madonna del Monte, tutti in maschera, stanno lavorando, cucendo vestiti e sono veramente molto affiatati. Quindi il tema non ci resta che sognare, non ci resta che sognare Madonna del Monte, sì. Quindi altri gruppi poi che arrivano anche da poi fuori. Poi c'è un gruppo di ragazzi che mi piace tantissimo perché coinvolge, e voglio tornare su questo discorso poi, di Monte San Giusto, che sono veramente tanti. Il problema dei gruppi mascherati, diciamo, mi preoccupa un po', perché vedo che c'è tanta, tanta difficoltà di confrontarsi per organizzarsi. Abbiamo avuto contatti da circa 4 gruppi che poi mi hanno chiamato, non siamo riusciti a mettere in piedi il gruppo. E questa cosa non è bella, assolutamente, perché la dice lunga sul fatto che queste cose si fanno per passione. E, se non c'è passione, non c'è interesse, la cosa va a finire. E vedo che ogni anno i gruppi sono mascherati, sono adulti, se non avanti con l'età. Quindi, diciamo un disagio un anche invito, dei giovani, un appello magari anche appello per riscoprire da parte dei giovani, sì. Chiaramente dovrebbero avere lo stimolo dagli adulti, non stare sempre in prima fila, diciamo dare una mano a farli costruire anche loro, capito? Per cui se non c'è uno stimolo i ragazzi perdono un po', è un po' la difficoltà di varie associazioni coinvolgere, e questo ricambio è difficile, lo vedo anche nell'ambito nostro, ci sono dei ragazzi però non si vogliono mettere assolutamente in prima fila con le responsabilità, ti dicono chi me lo fa fare perché oggi come oggi è difficile, per cui anche fare un gruppo di carnevale comporta problematiche proprio logistiche, capito? Per cui impegnarsi e chiaramente andrà molto a scemare questa cosa. E ci sono anche gruppi organizzati da scuole? Poi è proprio questo, erano le scuole che mi avevano chiamato, e addirittura una scuola di Camerino, una di Pollenza, poi mi hanno chiamato, mi hanno detto non possiamo fare niente, non ci riusciamo. Vedo questa cosa, peccato. È un peccato veramente. Tornando ai carri, abbiamo un carro che è Shrek, praticamente la favola lo stesso, e poi un carro che simpatico, praticamente sono tutti personaggi del Walt Disney, diciamo, ambientati nel deserto. E poi c'è le Cars, una macchina meravigliosa, grandissima, occupa tanto spazio, abbiamo dovuto fare anche i conti con gli spazi al percorso, e quindi insomma sicuramente i ragazzi, ho visto in giro che stanno tutti presi per rivolgersi a questo tipo di... Certo, la Bella e la Bestia nei carnevali dintorni ha riscosso tanto successo, quindi vedo che più che la satira politica di qualche anno fa la gente si rivolge alla favola, forse favola più, fantasia, più concreta, insomma, ecco, sì. La fantasia. E, un momento di svago con il carnevale, quindi magari sì. La fantasia, le favole danno un po' altri messaggi. E poi c'è il carro, quello della Prologo, un carro insomma ricco, sì, di abbiamo un carro anche ricco di dolci tutto. E doni per il pubblico. Un carro allestito solo esclusivamente per i dolci, distribuiamo dolci che fanno le nostre vergare, ormai insomma assodate, e poi il vino dell'azienda Lucangeli che ci mette a disposizione, dove abbiamo organizzato tutto per quanto riguarda la prossima trebbiatura dal 21 giugno al 5 luglio, e quindi ecco invito anche a venirci a trovare in quell'occasione. E poi quest'anno si è aggiunta un'azienda maceratese che distribuisce il famoso ciauscolo, diciamo una specialità del nostro territorio, col pane, quindi chi si avvicina al nostro carro troverà i dolci e il ciauscolo. E inoltre abbiamo il carro proprio nostro, nel senso dove è allestito da tutti i ragazzi, famiglie, giovani e meno giovani, che partecipano con noi, quindi ci organizza con noi, ci dà una mano in ogni senso, e quel giorno se vuole ognuno di vestire giustamente, e lanceranno lo stesso caramelle, coriandoli, ma quest'anno anche dei palloncini, abbiamo preparato 1500 palloncini da distribuire ai bambini e a tutti i presenti, insomma. Cerchiamo di coinvolgere il più possibile per ecco, far passare questo messaggio, un pomeriggio in libertà e spensieratezza, di cui abbiamo bisogno tutti, mi sa. Quindi ci sarà una giuria che poi selezionerà e sceglierà, sì, farà la classifica, sì, il carro vincitore. C'è una giuria per i carri e una giuria per i gruppi. E i carri verranno valutati secondo l'originalità, la costruzione, tutto, e redigeremo una
classifica, primo, secondo e terzo, poi quarto a pari merito. E lo stessa cosa per i gruppi, faremo uguale, lo stesso per i gruppi. E quanti giri sono previsti all'interno, allora, dell'ovale, dei giardini di Ezio, che diciamo è veramente una location quasi naturale che si presta? Noi andiamo in giro vedendo i carnevali, perché giustamente gli altri vengono da noi, noi andiamo agli altri carnevali. Però credo che la location come la nostra non ce l'ha nessuno, adesso non per strafare, però ecco, riuscire a vedere il percorso da sopra Viale Puccinotti ai giardini, che tu vedi un pochino tutto come si svolgono le cose, penso che è unico. Non è, poi non ricordiamo è che l'ingresso è gratuito. L'ingresso è gratuito da parecchio tempo, ci diamo da fare con le sponsorizzazioni e ringraziamo appunto gli sponsor, perché se queste cose ci sono, perché ancora abbiamo gli sponsor, perché altrimenti andrebbero a finire, perché diversamente non sarebbe possibile. In quell'occasione approfittiamo anche per invitare i ragazzi dell'Istituto Bignamini di Falconara, che accoglie bambini da 0 a 16 anni con gravi difficoltà motorie. E, ecco, i nostri si danno da fare per un natalizio con il canto della Pasquella, per raccogliere fondi per loro. Quindi è previsto anche questo momento di solidarietà, sempre verso questo istituto, ormai anche questo è un appuntamento fisso che la Proloco cerca di rispettare ogni anno attraverso loro, le attività che svolge. Sì, loro sono contentissimi, certo è che potremmo uno magari indirizzare in qualche altra maniera, no? Il contributo, però noi li abbiamo visitati, siamo stati giù, ci pare brutto a dire, non lo facciamo più. Si è legato sempre a questo. Ci siamo legati un po' con un loro, legame forte che si consolida molto. Tempo. E, non ce la sentiamo di cambiare destinazione del contributo, quindi ecco, chiediamo appunto di essere generosi quando passano con il canto alla Pasquella proprio per questo. E poi l'appuntamento, la Proloco è impegnata sempre in tanti eventi, ma sempre legati al carnevale, e subito dopo, il giorno successivo, lunedì, sarete a Venezia come Proloco per rappresentare le Marche in questo appuntamento, il Carnevale della Tradizione, dove ogni regione porta il suo carnevale. Sì. E che cosa porterete? Allora, il Carnevale della Tradizione è quello che organizza Venezia e tutti i lunedì precedenti il carnevale proprio. E lo chiamano appunto il Carnevale della Tradizione, non è come il carnevale che abbiamo noi, le sfilate, a Venezia non si sfila, c'è un palco mega galattico bellissimo dove dà uno spazio di mezz'ora ogni prologo per esibirsi. Noi porteremo il gruppo più numeroso che rappresenta Macerata, perché è l'unico di Macerata, il gruppo di Madonna del Monte, che non ci resta che sognare, con tutte stelle, saremo 80 persone, però saranno inserite anche delle ragazze di una scuola di ballo che farà tre balletti. E sicuramente questa scuola, insomma, felicissima di partecipare, che ha riscosso un successo enorme nel 2018. E il 2019 purtroppo non abbiamo partecipato perché non ce l'hanno chiesto, ma quest'anno abbiamo partecipato appunto perché Madonna del Monte era contentissimo di andare, a noi ci fa piacere, quindi li ringraziamo appunto perché si stanno dando da fare, perché organizzare come facciamo noi domenica 23, poi lunedì 24, essere puntuali in piazza San Marco a mezzogiorno non è tanto facile, per cui ecco, ci organizzano tutto, il traghetto per noi, di tutto di più, senza checkpoint, senza check-in, senza pagare nulla, sicuramente ci mette a disposizione tutto quanto ci hanno, però è pesante perché succede il giorno successivo, per cui anche per loro, ecco, detto la notte lavano i vestiti, insomma, si stanno da fare in maniera enorme. E tante ore di festa, tutte insomma, impegnatissime per entrare in questo clima del carnevale, un carnevale anche nel segno della tradizione. Quindi a Macerata l'appuntamento, ricordiamo, domenica 23 febbraio alle ore 14, questi giorni un clima primaverile, insomma, il tempo. Speriamo che il tempo ci assista, perche i carnevali dei paesi limitrofi sono andati benissimo, perché ha avuto un successone anche il tempo, però credo che per noi non saremo da meno, quindi ci aspettiamo un tempo bello, perlomeno adesso fanno tutte le previsioni, no, dei nostri, che sarà, come sarà, però ci sembra che sia abbastanza, non con un sole come domenica, perché sembra che arrivi una perturbazione, ma non ci dovrebbe riguardare qui a Macerata. Quindi incrociamo le dita.
Incrociamo le dita e quindi trentesima edizione, ecco per voi, dicevo in apertura, trentesima, 30 anni sono tanti, quindi non è semplice, come detto ci sono tante difficoltà, le normative cambiano, la tradizione stenta a restare viva, però l'entusiasmo c'è sempre da parte della Prologo di Piediripa. Allora l'entusiasmo è quello che ci tiene in piedi, perché se non ci fosse quello, l'entusiasmo è tanta passione sicuramente, poi la passione arriva quando magari uno organizza, vedi che ecco è un successo, e il successo non lo facciamo da soli naturalmente, lo facciamo con i nostri oltre 100 collaboratori che abbiamo dietro, che partecipano in qualsiasi manifestazione, lavorano in silenzio, ognuno ha il suo compito, e questo è stato il motivo per cui siamo riusciti ad arrivare alla 30ª edizione del Carnevale e la 35ª quest'anno della Trebbiatura, la rievocazione storica della Trebbiatura. Quindi ringraziamo le amministrazioni comunali che con i loro funzionari ci hanno dato una mano consistente, il sindaco, però se non ci fossero i nostri collaboratori non farebbe niente, né io, né il presidente, né l'amministrazione di questo genere, non si potrebbe fare nulla, perché è un impegno enorme, purtroppo senza impegno non si fa nulla, ma in questo caso per essere arrivati alla 30ª edizione non è semplice, abbiamo passato momenti difficili, pioggia, vento, poi quando ci hanno proposto di trasferirci a Macerata è stato un colpo, perché per noi piaceva rimanere a Piediripa. E purtroppo è successo che l'amministrazione non ci ha dato più possibilità di farla a Piediripa, e chiaramente i nostri compaesani non l'hanno presa bene, tuttora non l'hanno digerita e gradita. Purtroppo ecco, noi siamo una frazione, quando il comune ti mette di fronte a questo fatto compiuto, perché dovete fare la Macerata, non vediamo la possibilità, non è che noi facciamo la cortesia, sì, vogliamo fare la cortesia amministrazione, ma non solo, per cui se ci sono problemi di logistica non riguarda noi, perché il territorio lo gestisce l'amministrazione, non noi. Quindi ricordiamo una kermesse che prevede carri, gruppi, ma anche musica, majorette e altri intrattenimenti. Ecco, dimenticavo brutto dire, che ci abbiamo inserito 4 bande. C'è la banda La Lombarda anni 70, c'è la banda di Polverigi, gli sbandieratori di Corinaldo e ormai la sodata banda di Petriolo, che aprirà il corso mascherato, è la più, diciamo, da parecchi anni, da sempre ha partecipato loro, per cui ecco, diamo questa opportunità di aprire il Carnevale maceratese. Quindi appuntamento, rinnoviamo, siamo in chiusura, ringraziamo Pina Ramaccioni per averci dato qualche anticipazione, tutti un po' i dettagli organizzativi, 30ª edizione del Carnevale maceratese, appuntamento Giardini di Azza di Macerata. Sì, ringrazio voi per averci dato questa opportunità di portare a conoscenza anticipatamente il programma nostro per domenica. Grazie, buonasera. Grazie, buona serata, buon proseguimento con i nostri programmi.